Buongiorno a tutti gli amici di Cinematografo Film is Now. Vediamo le 5 migliori uscite della fine di novembre. Iniziamo con Amori che non sanno stare al mondo, di Francesca Comencini. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo, sempre scritto dalla regista e pubblicato nel 2013. I protagonisti della storia sono interpretati da Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Carlotta Natoli e Valentina Bellè. Il tutto è incentrato su un amore giunto al capolinea, quello tra Claudia e Flavio. Claudia però crede ancora che questo amore possa essere riparato, mentre in realtà lui è attratto da una ragazza molto più giovane. Quando Claudia ormai ha il cuore veramente infranto, tutto cambia perché incontra un'amica di vecchia data, Nina. E non vado oltre. E giovedì 30 novembre sarà nelle sale anche il capitolo finale di Smetto quando voglio, cioè Smetto quando voglio ad honorem, ovviamente diretto da Sydney Sibilia. Il gruppo capitanato da Pietro Zinni, ovvero Edoardo Leo, questa volta cercherà di sfuggire dal carcere, ma non solo, proverà anche a sventare il piano terrificante di Mercurio, Luigi Locascio. Nel cast ritroveremo il meglio del cinema italiano. Pietro Sermonti, Stefano Fresi, Luigi Locascio, Neri Marco Re e Greta Scarano. Seven Sister è invece un film dai toni fantascientifici che racconta un mondo distopico. Ci troviamo in una società che è popolata da figli unici. Ogni famiglia non può avere più di un figlio. Succede però che in una di queste famiglie ci sono ben sette sorelle gemelle. E devono cercare di sopravvivere creando un loro equilibrio, quindi si danno ad esempio i turni per uscire di casa e soprattutto fanno finta di essere una sola persona. Tutte e sette le sorelle sono interpretate da Noomi Rapace, mentre la parte del nonno è affidata a Willem Dafoe. Bene, sì, succede che quando finalmente questa famiglia ha trovato un suo equilibrio, una delle sorelle scompare. E non sarà facile per questa famiglia, però non posso dire nulla di più. E infine, vicino a Natale non può mancare un film a tematica pasquale. No, scherzo, a tematica natalizia. Parliamo degli Eroi del Natale, un film d'animazione che racconta la nascita di Gesù, però da un punto di vista particolare, cioè dal punto di vista degli altri personaggi del presepe. E il protagonista è proprio un simpatico asino. È un film d'animazione adatto non solo ai più piccoli, ma anche ai più grandi, che vi farà rivivere e vivere in anticipo la magia del Natale. E con questo io vi saluto, vi auguro una super buona visione e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!